Curiosi di scoprire i primi passi dei circa 40 giovani bergamaschi selezionati per Tracce Urbane 2015, ecco oggi al Rondò delle Vali, lato destro quando si arriva da Via Bianzana in direzione autostrada. L'obiettivo di questi writers, che hanno tra i 15 e i 25 anni, è di rendere omaggio alla riapertura della nostra Accademia Carrara, trasformando il grezzo cemento in opera d'arte. Stiamo disegnando la parete qua dietro, che sono 370 metri di lunghezza per 2 di altezza circa, messa a disposizione dal proprietario del muro, che fra le altre cose contribuirà anche economicamente alla realizzazione insieme al Comune di Bergamo, al Servizio Giovani e in particolare al progetto Tracce Urbane. Allora, il tema scelto è l'arte. Arte in senso molto ampio, partendo dalle civiltà antiche come possono essere per esempio i Maya, i Pelle Rossa, i Masai, e arrivando alle opere pittoriche più recenti, la pop art, Dalì, tanto per citarne qualcuno, passando in mezzo a tutto quello che può essere considerato arte, anche gli stessi graffiti. Ci sarà una scena che riprende i graffiti di New York degli anni 70, che dal mio punto di vista anche quella è arte. Io farò i Masai in quanto io ho fatto un'esperienza di volontariato in Africa di quasi un anno e gli africani mi sono entrati nel cuore e di conseguenza ho scelto come tema appunto i Masai, le maschere africane, l'arte scultorea africana e l'abbigliamento, i gioielli, tutti i copricapi che usano loro, tutto quello che gli fa un po' da coronamento nel loro modo essenziale di vivere. Per realizzare questa murata ci sono vari step. Il primo step è grattare via tutti i graffiti vecchi e lo sporco che c'è sul muro, il muschio, tutto quello che deve venire via, in modo che è meglio farlo venire via prima piuttosto che venga via dopo. Perciò prima fase grattare, seconda fase che si fa lo stesso giorno, dare l'aggrappante trasparente per far tenere meglio la vernice, il giorno dopo si dà la quarzite, ovvero si imbianca di bianco, di altri colori che ci sono a disposizione, e una volta fatto questo il muro è pronto per essere graffittato veramente con le bombolette spray. Cosa rappresenta per te questa occasione, questa esperienza? Penso che sia un'esperienza positiva per i ragazzi di Bergamo che disegnano e anche per tutta la cittadinanza di avere uno spazio altrimenti inutilizzato che viene colorato, viene valorizzato. Che tema hai scelto tu? Noi abbiamo gli indiani d'America. E gli indiani d'America come pensi di rappresentarli? Sto collaborando con un ragazzo, pensavo di disegnare un lupo e un indiano e basta. E questo? E questa poi è una scritta e che verranno alternate scritte a rappresentazione. E sono qua a dare una mano a dei ragazzi più giovani che magari sono entrati a fare solo le scritte e danno una mano a fare il figurativo. Ho iniziato nel 97 perché ero affascinato a vedere i muri dipinti per le città e mi sono cominciato a farmi qualche domanda su questo fenomeno e è diventata la mia passione principale e l'ho trasformata nel lavoro con gli anni. Cosa caratterizza i tuoi disegni? I disegni sono caratterizzati dal colore. Il colore è una cosa fondamentale perché mi piacciono i colori vivi, i colori che danno un impatto visivo di positività. Dov'è che possiamo vedere qualcosa di disegnato da te? Bergamo provincia ha fatto un sacco di lavori. Ultimamente, negli ultimi anni, sto collaborando con il carcere di Bergamo che ho fatto parecchi interventi in aree dove si fanno i colloqui detenuti per accogliere i bambini che vanno a trovarli per creare un ambiente più confortevole e accogliente. Aspettando il mese di luglio per vedere il risultato, prima di salutarvi vi lasciamo scoprire alcune immagini della mostra Art Liberté, organizzata a Parigi, seguite dal bellissimo video dei preparativi del writer Eric Lacan per la Urban Biennale 2015 in Germania e infine il trailer del primo reality show dedicato alla street art. Buona visione! Thank you.
Magazine. See you soon.